Bersani, prima di dimettersi dopo aver sbagliato tutto, ma tutto proprio, tutto quello che c'era da sbagliare, lo ha sbagliato. Cosa ha fatto in 50-55 giorni? È andato con il cappello in mano a elemosinare la fiducia a Beppe Grillo. Si è beccato delle umiliazioni, degli insulti, delle cose anche imbarazzanti proprio per il Movimento 5 Stelle, l'arroganza della Lombardi, l'atteggiamento di Crimi durante lo streaming. Si sono viste delle cose imbarazzanti, anzitutto per il Movimento 5 Stelle. Ecco, ma secondo te, scusa, non c'è anche una responsabilità però del Movimento 5 Stelle su questo? Perché è vero che lui insomma, all'inizio ha cercato poi di dialogare col Movimento 5 E infatti, Stelle no, infatti sono d'accordo. e gli è stata proprio sbattuta la porta in faccia Ma anche in infatti, maniera offensiva. Quindi io esatto. sono convinta, per esempio, che un uomo come Posso. Massimo D'Alema, Stefano Rodotà, l'avrebbe votato senza problemi, capito? Se questo fosse, io penso di sì invece, se fosse successo dall'inizio questa Secondo me, convergenza. avevo sostenuto anche che secondo me Beppe Grillo aspettava l'elezione del Presidente della Repubblica per poi aprire, cosa che più o meno è successa. Secondo me non era possibile aprire a Bersani come persona perché Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle identificano Bersani come uno dei motivi dello sfacelo di questi 20 anni. Quindi per me il primo giro di consultazione al Quirinale era ovvio dire di no a Bersani. L'errore, e io l'ho scritto, beccandomi anche gli insulti di molti grillini, è stato fatto al secondo giro, quando al secondo giro di consultazioni il Movimento 5 Stelle è rimasto arroccato e ha detto no, noi non ci sporchiamo, dateci il mandato, fateci fare il governo, un po' quello che Marco Travaglio ha definito autoscacco a 5 Stelle. Su questo almeno io sono totalmente d'accordo con te, Bianca. Dopodiché però facciamo un passo avanti, e cioè, dopo aver inseguito per 55 giorni Beppe Grillo che si è arroccato, lui ti fa un nome. È vero al terzo posto, ma ti fa un nome che viene immediatamente accettato da Rodotà. Non è vero che non lo ha fatto sapere, bastava andare a intervistarlo, l'ha intervistato il Fatto Quotidiano, lo poteva fare chiunque. E accetta. Rodotà non è un nome del Movimento 5 Stelle, non è un nome di Grillo, come si ostina a dire centrosinistra, è uno che ha fatto nascere il PDS, ha fatto nascere IDS, è un uomo di sinistra. E io mi chiedo perché non lo votate? Cioè, dobbiamo star qui a dire ma lo dovevi dire prima, adesso è tardi? Possiamo essere adulti oppure no? Sulla vicenda D'Alema, io non sono così sicuro che lo avrebbe accettato, perché bisogna anche avere l'onestà intellettuale di dire che Rodotà non è un intellettuale qualsiasi, non è un giurista qualsiasi, è anche un giurista che assurge al ruolo, come diceva qualche giorno fa proprio in questi studi Giuliano Ferrara, assurge al ruolo di ideologo, cioè una figura abbastanza scomoda, in qualche modo sgradita anche a parte del centro-sinistra. Stamattina nel suo blog Civati racconta chiaramente che ci sono almeno 100-150 parlamentari del PD che non lo voteranno mai Rodotà, e tra questi ci sono anche i Dalemiani, e ci sono i Renziani come Scalfarotto, e ci sono quelli che vengono dalla Margherita perché lo vedono come un Io non ho mangiapreti. detto Quindi, Dalemiani, infatti, ho detto Massimo D'Alema, che è diverso comunque. sì, hai ragione, Poi, io ho dubbi anche su non ho D'Alema, però al detto di là di quello, Dalemiani, io sono dell'idea però che questo era un treno da prendere, e secondo me, non prendendolo, il centro-sinistra fa il più grande suicidio che si sia mai visto. Poi possiamo anche dire Grillo ha sbagliato ad aprire tardi, e sono d'accordo No, con te. Se io devo votare il Partito Democratico, che ogni volta che c'è da scegliere fa l'inciucio o comunque cerca l'accordo col centrodestra, tanto vale che voti qualcosa di diverso. Cioè, in questo momento il Partito Democratico è entrato in un autoscacco da cui non esce, perché o si consegna, per semplificare, al Movimento 5 Stelle, e allora ci sarà parte che dirà ma si è consegnato a Grillo, oppure si riconsegna al centrodestra. È tardi adesso, cioè, se avessero appoggiato Rodotà non sarebbe stato un consegnarsi al Movimento 5 Stelle. Abbiamo detto da settimane, da mesi, che Beppe Grillo è troppo oltranzista, integralista. Adesso il nome scelto non da lui, ma da una piccolissima base, 30.000-40.000 elettori, non si è mai capito sta cifra esatta, ed è uno dei tanti difetti del Movimento 5 Stelle. Però il nome scelto era Rodotà. A dirla tutta, Rodotà è uno che qualche mese fa, in una intervista, se non sbaglio, a Left, disse candidamente che il Movimento 5 Stelle non gli piaceva perché non sapeva dove sarebbe andato, era comunque qualcosa di inedito e pericoloso. A dirla tutta, sempre 2 o 3 anni fa, Beppe Grillo lo mise nel gruppo di quelli che avevano le pensioni d'oro e che non erano graditi. Quindi il Movimento 5 Stelle sarà anche antidemocratico, sarà anche antipatico, sarà anche assolutista, ma ha scelto un nome che neanche gli piace troppo, ma piace di più al centro-sinistra. E io ribadisco: ma perché non l'avete votato voi del centro-sinistra? Cosa volevate di più? Cosa doveva fare più di così Beppe Grillo? Lo ha fatto tardi, ma lo ha fatto. Se perdete questo treno, secondo me compiete, anzi l'avete già fatto, l'errore della vita. Forse sbaglio io, ma non credo.
Se siamo ridotti a dover cercare Napolitano, che poveretto ha 90 anni, questo dà la misura di come è messo il Parlamento italiano. Io ho ascoltato prima Menichini e non so se qualcuno vive su Marte, sulla Luna, su pianeti strani, però se la nuova carta mitica del centro-sinistra è amato, qui siamo oltre qualsiasi forma di masochismo. Cioè, non so se si sta scherzando, ragazzi, però. Non l'ho detta come carta di centrosinistra, Andrea, era, diciamo, sarebbe casomai una cosa che Napolitano impone al centrosinistra sapendo che lo divide. Non è, il PD, secondo me, non può presentare nessun candidato. Meno male, questa è già una buona notizia per il centro-sinistra, però comunque se passasse uno come Amato passerebbe anche con i voti del centro-sinistra, altrimenti non passa. E se passa uno come Amato, cioè il tesoriere di Craxi, cioè quello che prendeva i soldi di notte dai conti correnti degli italiani, eccetera, eccetera, sappiate, ma credo che lo sappiate già bene, che alle prossime elezioni si consegna il paese a Silvio Berlusconi e a Beppe Grillo. Se questa è la tattica del centro-sinistra, è straordinaria. Evidentemente aveva ragione Giorgio Gaber quando diceva che la sinistra italiana è di destra e ne stiamo avendo conferma. Però nei minuti precedenti mi ha colpito la frase di Loquenzi che rispondeva a una mia tesi secondo cui c'erano due bivi, o Movimento 5 Stelle o centrodestra. È ovvio che non è la stessa cosa e qui sono d'accordo con Loquenzi, ci mancherebbe altro. È vero che il Movimento 5 Stelle vuole un cambiamento drastico, forse anche eccessivo, e il centrosinistra no. Però, e men che meno il centrodestra cosa vuole? Il centrodestra vuole quello che gli è sempre interessato, e cioè salvare Silvio Berlusconi. Se non si fanno i Rodotà, se non si fanno i Prodi, loro vi votano anche Topo Gigio. Se viene candidato oggi pomeriggio Remo Remigi, ve lo votano. Qualsiasi cosa gli va bene, non ci sono dubbi. Però poi c'è il ruolo del centrosinistra. Il centrosinistra, dice Loquenzi, non vuole il cambiamento. Questo purtroppo è evidente. Non vuole il Però cambiamento che propone attenzione. Grillo, non vuole il cambiamento sistemico che propone Sì, Grillo. No, quello politico lo può anche volere, lo ha. No, Loquenzi, non ho parlato un'ora. Se mi fai parlare 2 minuti, mi fai un scusa, regalo. scusa. Posso? Grazie. Il centro-sinistra, diciamo la dirigenza, non vuole il cambiamento come lo vuole Grillo. Va benissimo, ok. Però attenzione a tre piccoli aspetti. Non confondete la dirigenza del centro-sinistra con gli elettori del centro-sinistra. Perché quando Beppe Grillo dice radiamo al suolo il Partito Democratico, non è che diceva mandiamo a casa gli elettori. Diceva mandiamo a casa la nomenclatura, la burocrazia, i gerarchi. E gli sta riuscendo. Mi dispiace per qualcuno, ma la Bindi si dimette, Bersani si dimette. Se la Finocchiaro si dimettesse farebbe un regalo al paese e così D'Alema. Capisco che naturalmente il Movimento 5 Stelle li vorrebbe mandare tutti a casa, però magari No, non tutti gli elettori del Partito Democratico. secondo me non tutti gli elettori lo volevano dopo quello che hanno visto nei giorni scorsi, ad esempio sulla Finocchiaro quando è uscita 2 giorni fa con arroganza dal Teatro Capranica e Grazie. vedendo i contestatori ha detto cosa vogliono quelli lì. Secondo me se glielo chiedete stamattina e si esce il centro-sinistra dal Teatro Capranica e parla con il paese, si rende conto che molti di quei dirigenti devono andare via. Lo diceva 11 anni fa Nanni Moretti, che non credo sia un grillino, adesso lo pensano sempre più persone. Bisognerebbe riuscire a capire che c'è bisogno di un cambiamento nella dirigenza, nei vertici, è questo uno degli aspetti. Ecco, ma noi. Se io sbaglio 10 articoli al giorno per il Fatto Quotidiano, come fa Bersani da giorni, perché Bersani ogni volta che ha un rigore da tirare a porta vuota lo sbaglia, se io sbaglio 10 articoli al giorno sul Fatto Quotidiano, Padellaro e Travaglio mi prendono per le orecchie e mi cacciano. Invece qui abbiamo un centro-sinistra che da 20 anni non ne indovina una. E ancora è lì e io vorrei sapere quando se ne vanno, perché chiunque quando sbaglia va via. Però sono lì perché comunque No, qualcuno gli ha dato il ma posso voto, dire, scusa, perché però se no. ma perché la legge Aspetta elettorale è un'altra. quella? Chi gliel'ha dato il voto? La legge elettorale è quella, che come fanno a scegliere altro? C'hanno solo loro. Su Rodotà, io capisco che l'essere anti-berlusconiano sia una colpa per alcuni, ma il centrodestra italiano, se qualcuno se ne è accorto anche ieri Una colpa per pomeriggio, è Berlusconi fatto italiano, da questo. gente che entra in Parlamento con una maglietta dove c'è scritto il diavolo veste Prodi. E allora io al centro-sinistra dico: ma voi volete parlare con quella gente lì? Volete parlare con le Biancofiore, con le Mussolini? Volete parlare con quel centrodestra che è il peggiore centrodestra d'Europa? È diventato un difetto essere anti-berlusconiani, come è in maniera garantista, pardon, il signor Stefano Rodotà. E infine, non è che qui si
sta eleggendo un governo che durerà 20 anni, qui si sta eleggendo un presidente della Repubblica che per 7 anni dovrebbe rendere degno questo paese. Stefano Rodotà non sarebbe in grado di fare quello. Lasciamo stare il governo, tanto lo sappiamo tutti. Questa legislatura servirà soltanto a una cosa, a fare il presidente della Repubblica, perché tanto si va al voto a luglio, si va al voto a ottobre e il governo, se anche nasce, dura 2 mesi. Non frega niente a nessuno il governo, bisogna fare il presidente della Repubblica. Lo vogliamo fare bello? Vogliamo cogliere questa occasione o vogliamo buttare via anche questa? Vedevo che scuotevi di nuovo la testa, volevi intervenire. No, su quello che dice Orfini, naturalmente. Sì, perché lo vedo un po' confuso, Orfini. Ad esempio, cioè lui... Orfini parlava del... Per esempio, una cosa che mi ha colpito è il fatto che lui ha detto più volte di essere contrario all'elezione di Marini, poi però lo ha votato. Questo approccio da fedeli alla linea, che è tipico di una certa sinistra ortodossa, io non l'ho mai capito. Sì, però se no un partito che ci sta a fare? Esatto, se poi ognuno va per conto suo, alla fine, come dire, si vota, si decide a maggioranza, se poi si sceglie una linea, se no non ha senso la costituzione di un partito. Aspetta, questo... Fermi. Ma non è vero, i grillini poi sono molto fedeli alla linea. Una volta scelta la linea la votano tutti. Posso? Ok, sì. Va benissimo, però allora se fate questo ragionamento qui, quando Beppe Grillo contesta l'articolo 67 della Costituzione, il vincolo di mandato, gli dovete dare ragione, e io invece do torto a Beppe Grillo, perché credo che in certi casi ci debba essere la libertà di coscienza, e preferisco di gran lunga Civati, che ha detto no a Marini e ha votato Rodotà, a Orfini, come preferisco quei 15-20 dissidenti senatori del Movimento 5 Stelle che di fronte a Schifani hanno detto... Piuttosto che Schifani, chiunque, giustamente hanno votato Grasso. C'è un po' di incoerenza. Non è che si può dire il Movimento 5 Stelle assolutista e il centro-sinistra invece democratico perché rispetti i dettami di Bersani. È un po' incoerente. Non ero convinto dal candidato Rodotà, ma non è questo il punto. Cioè, poi figuriamoci, io rispetto la posizione di Scanzi, semplicemente penso che non si tratti di incoerenza. Cioè, un partito o è così o non è un partito, è un casino. Tu dici Rodotà spaccherebbe il partito. Sai bene però che qualsiasi nome voi facciate lo sta spaccando. Perché siete iper spaccati, quelli che vogliono Rodotà, quelli che vogliono Marini, quelli che vogliono Amato, siete già implosi, temo per voi. L'altra cosa, Napolitano, bella persona, stimabilissima, non lo ritengo così intoccabile come molti di voi, per me si doveva andare al voto a novembre 2011 e quell'errore lo pagheremo vita natural durante, però è una persona che ha 90 anni, stimabile quanto vuoi, ma cosa cambia se tu rieleggi Napolitano? Si rifà la stessa cosa che si è fatto prima, le stesse consultazioni, e che governo si fa? O vi accordate col PDL? Cioè fate l'inciuccio che tu per primo non vuoi, oppure che succede? Si va al voto. Ma naturalmente, vabbè, probabilmente su Napolitano abbiamo idee diverse ed è del tutto legittimo, chiaramente. Io penso che Napolitano sia intanto una personalità che unisce il Partito Democratico. Ora, penso che quello che sta succedendo e che è successo in questi giorni debba interrogare tutti, noi ma anche il Movimento 5 Stelle. E dopo 55 giorni in cui Beppe Grillo vi ha mandato a quel paese in malo modo, qualcosa è cambiato, perché lui ha detto chiaramente: se votate Rodotà facciamo il governo. Non è che vi ha proposto un giustizialista, un personaggio pericoloso, un eversivo, un terrorista. Vi ha proposto uno che è stato presidente del PDS, vi ha proposto uno che è vostro, più che del Movimento 5 Stelle. E allora io mi chiedo, ma se voi dopo 55 giorni che avete inseguito Grillo, adesso Grillo vi fa un passo avanti e vi dice: oh, io sono qua, il Movimento 5 Stelle è qua, e voi gli dite no e magari gli rieleggete Napolitano o addirittura Amato, come puoi pretendere che poi il Movimento 5 Stelle faccia il governo con voi? È un po' troppa come forma di masochismo, Matteo. Scusami, l'ipotesi Amato non... Forse l'avete tirata fuori prima voi, ma io non credo esista. Sì, no, ma adesso mi dicevi... Menichini, ma diciamo vabbè, Napolitano. No, io ritengo l'ipotesi Amato non esista. Meno male. Almeno bella per notizia. Quel che riguarda me. Che oggi nel Partito Democratico, se si decidesse di votare sul Rodotà, non ci sarebbero i numeri per eleggerlo, perché metà del Partito Democratico non è d'accordo. È vero che il Movimento 5 Stelle è sicuramente più di sinistra e di destra, il dialogo con Berlusconi non sarebbe possibile. Io credo che non sia ancora soddisfatto il Movimento 5 Stelle del fatto che non ci siano alcuni burocrati, alcuni gerarchi, perché per esempio c'è ancora Massimo D'Alema secondo il Movimento 5 Stelle, che è quello che veramente tesse le fila. Orfini ha detto: non ci sono i numeri per eleggere Rodotà perché non ce la faremo all'interno del centro-sinistra. È vero, ma questo è un problema, perché se si va a parlare con la base, con l'elettorato, la maggioranza lo vorrebbe, e se lo vuole la maggioranza del centro-sinistra e non ce la fa eleggerlo la maggioranza dei rappresentanti di quell'elettorato, non c'è più rapporto direttamente proporzionale tra chi ha votato il PD e chi è dentro il PD. Loquenzi dice dove la vedi questa maggioranza, dove la si vede? Su Twitter?
Ma la maggioranza la vedo ogni volta che esco di casa, non vivendo dentro gli studi televisivi, a differenza di quello che sembra. Io, leggendo e confrontandomi con tutti, anche persino Repubblica Espresso, che pure detestano Grillo, fanno gli appelli e dicono votate Rodotà. Lo ha detto persino Serra, che gli sparerebbe metaforicamente a Beppe Grillo. La base lo vuole, si sa, lo sa anche Orfini, anche se fa finta di non saperlo. E se lo vuole la base, se lo vogliono gli elettori, e non ce la fa il PD a eleggerlo, secondo me qualche problema il PD ce l'ha. Rodotà è voluto dall'intellettualità di sinistra, sì, da Repubblica, dall'Espresso, da questo mondo di cui Rodotà fa parte, che è lo voluto sta anche dai ragazzi e dalle ragazze che vogliono ancora fare politica. Allora scusate, ma devo chiudere. Che vogliono partecipare. Devo chiudere.